Allora, buongiorno mister, trasferta a Catania, motivi per, cioè motivazioni per fare bene non mancano, innanzitutto cercare di uscire da questo momento un po', di appannamento che sta vivendo la squadra, in queste prime, giornate del girone di ritorno, e poi c'è ancora il ricordo di quella sconfitta della gara d'andata. Sì, giochiamo una partita che da sola dà grandi stimoli per tanti motivi, sia perché giochiamo in uno stadio importante dove ci sarà tanta gente e quindi è una partita che si prepara da sola per motivazione, per tutto. Giochiamo con una squadra importante che ha cambiato tanto per cercare di rimettere in sesto il percorso che hanno fatto fino adesso. All'inizio hanno avuto dei problemi, adesso hanno cambiato e è una squadra importante con giocatori importanti per questa categoria, quindi bisognerà fare una grossa prestazione a prescindere dal periodo che possono avere loro, perché secondo me alla lunga è una squadra che è costruita per far bene, non so se nel breve periodo o magari più in là, però è una squadra importante e difficile da affrontare. Ecco, si affrontano due squadre che praticamente hanno avuto lo stesso identico percorso in queste prime 5 giornate del girone di ritorno, 5 punti, una vittoria e 2 pareggi a testa. È un momento un po' così, un po' particolare. Ecco, questa situazione potrebbe condizionare l'atteggiamento in campo oppure potrebbe magari uscire una gara anche piacevole, gradevole dal punto di vista del gioco? Noi mi aspetto una partita dove tutte e due squadre cercheranno di fare la partita e cercheranno di arrivare alla vittoria. Lucarelli ha sempre fatto un calcio abbastanza offensivo, anche l'anno in cui ha vinto il campionato della Ternana, con la Ternana giocavano bene, era una squadra a parte per gli uomini, ma giocavano molto bene, quindi mi aspetto una partita dove ci sarà da ribattere colpo su colpo. Quando avremo la palla noi dovremo cercare di fare meglio che possibile, quando l'avranno loro dobbiamo essere bravi a recuperarla nel più breve tempo possibile. Quindi ci vorrà un atteggiamento più propositivo secondo me del solito per cercare di limitare quello che può essere la loro iniziativa offensiva e dobbiamo limitare al massimo quelle che saranno le loro potenzialità offensive. La situazione abili e arruolabili riguardo la sua squadra. Diciamo che siamo in una grandissima emergenza. Ci mancherà tanta gente, partiremo in 19, non sono convocati Montalto, Damian, Casoli, Tavernelli. Recuperiamo Celiento e Proietti, però perdiamo giocatori importanti che, a prescindere dal fatto di essere o meno titolari, mi tolgono possibilità di scelta. Purtroppo la partita di sabato ha lasciato questi problemi per qualcuno un po' più seri, per qualcuno un po' più, diciamo, risolvibile nel breve periodo, però in questo momento purtroppo va così. E dobbiamo fare di necessità virtù cercando di non pensarci perché non ci sono e quindi dobbiamo utilizzare al meglio quelli che abbiamo. Mister, nella parte abbondante, seconda metà del girone d'andata, la Casertana ha trovato una sua identità meravigliosa. Forse in queste ultime, nel mese di gennaio, diciamo, questa sua identità l'ha tirata fuori un po' meno spesso. La posizione di Curcio come trequartista sabato, così come le prove di 4-2-3-1 in settimana, sono indice che forse magari lei sta pensando ad una sorta di cambio di modulo o di posizione di Curcio per dare una nuova identità a questa squadra, visto il momento. No, io prove ne faccio tante, poi dipende da tanti fattori, dai giocatori che ho a disposizione, dalle alternative, dal fatto che ci sono anche tre partite questa settimana, cioè tre partite in una settimana, quindi bisogna valutare tante cose.
A parte il fatto che Curcio ha giocato solo una partita, quella con col Potenza, ma era una necessità che avevamo in quel momento. Poi non ha mai giocato come voi lo definite, falso 9. Lui è bravo a trovarsi lui la posizione, poi può avere meno profondità rispetto a un altro, però non ho mai cercato di cambiare quello che è il nostro modo di intendere il calcio. Mi aspetto una partecipazione più totale da parte di tutti, con più attività, ma sono sicuro che riusciremo a fare una buona partita a prescindere dagli interpreti che scenderanno in campo. E Rovaglia una settimana e un pezzo di allenamenti con lei, ha giocato pochino contro il Potenza, come l'ha trovato? Rovaglio si dà da fare, è normale che è giovane, ha giocato a Sprazia, a Castellammare, sicuramente non ha una condizione ottimale per poter giocare 90 minuti, quindi bisognerà valutare tante cose per capire se può essere più utile dall'inizio o a partita in corso. Quello lo valuterò in base a come deciderò di affrontare questa partita. Mister, buongiorno innanzitutto. Facendo un po' un bilancio di questo inizio di girone di ritorno, non proprio brillante, diciamoci la verità, che score avrebbe potuto procurare all'interno dello spogliatoio? E se questa, a livello psicologico, e se questa partita di Catania può dare degli stimoli giusti per riprendere una strada interrottasi qualche settimana fa? Ma le scorie, io delle quattro partite ho sempre detto che quella di Messina, che era diciamo, quella più negativa, nelle altre a Benevento secondo me non abbiamo fatto così male, anche se la partita l'avevamo preparata così e nel complesso era venuto anche, diciamo, come l'avevamo preparata, con Latina abbiamo... Non siamo riusciti a concretizzare quello che avevamo creato e l'ultima partita col Potenza abbiamo creato effettivamente meno, ma fino ai 20 metri secondo me non abbiamo giocato male. Poi se uno valuta soltanto il risultato è normale che noi siamo i primi a non essere contenti di aver fatto 2 punti nelle ultime quattro partite, però sono convinto che questa squadra sa dove cercare le motivazioni giuste, perché ogni giocatore, specialmente con questa esperienza, sa esattamente cosa c'è da fare in più, visto che quello che abbiamo fatto fino adesso, in questo, diciamo, breve scorcio, non è bastato per continuare quel percorso che abbiamo fatto fino alla partita di Monopoli. Mister, la Casertana sta giocando un campionato nel campionato, mi spiego meglio. Dopo aver trovato la quadratura del cerchio subito dopo la mancanza di preparazione, si è trovata una certa amalgama tra i reparti, ha dovuto poi subire squalifiche, infortuni e che altro si dica. Guardando più avanti, con il recupero dei titolari, diciamo così, incute ultimissimo nell'ambiente e soprattutto nel tecnico che deve fare le scelte poi. Ma io in questo momento non sono preoccupato perché durante una stagione, anche nel momento migliore, ho sempre pensato che nel calcio basta poco per cambiare il trend improvvisamente e magari uno non, se non ha una storia, ha un vissuto, si può lasciar prendere dalla situazione. Purtroppo a noi sono capitate tutta una serie di infortuni, spesso traumi dovuti alle partite, che ci stanno creando dei problemi. Ma anche nel momento in cui noi andavamo bene, avevamo problemi, eravamo spesso contati. Quindi, in questo momento, più che altro, magari abbiamo un calo fisiologico dovuto al fatto che, essendo quasi sempre poi gli stessi, perché alla fine se ne mancano 4 o 5 ogni volta, non ci sono grandissime alternative e quindi questo momento, un attimo di calo, può essere dovuto anche a questa situazione, sempre dal fatto che a noi ci manca quella base che purtroppo
ci portiamo dietro, quindi c'è poco da fare. Dobbiamo stringere i denti e superare queste difficoltà con, non dico come voglia perché quella non è mai mancata, ma cercando di mettere qualcosa in più tutti, a cominciare da me. Mister, io le faccio un paio di domande, magari presentiamo il Carania. Lei già ha presentato il Carania in maniera dettagliata. Sai dirci qualche limite di questa squadra? E poi magari tu dici, hai detto già in lo tempore che il girone di ritorno è un altro campionato. Guardando la classifica del girone di ritorno, è davvero così? Ma il Catania ha, secondo me, delle difficoltà, magari dovute al fatto che loro, ovviamente cambiando tanto, sono partiti con un gruppo di giocatori, adesso ne hanno comprati credo 12. E quindi praticamente hanno quei problemi che potevamo avere noi all'inizio quando ci dovevamo conoscere. Quando arrivano 12 persone diverse, prima ci vuole un po' di tempo, che è un po' quello che ho sentito nelle interviste dire a Lucarelli, nel senso che è una cosa normalissima, è impossibile che arriva un gruppo totalmente nuovo e improvvisamente riesce a giocare, ma sono giocatori esperti in una piazza che ti chiede tanto e con 15-16 mila spettatori, quanti ne fanno mediamente a Catania, sicuramente gli stimoli li troveranno e questo per noi deve essere motivo di attenzione maggiore. Perché sono sicuro che loro cercheranno in tutti i modi di cercare di fare la partita e di portare il risultato, ma questo dovremo farlo anche noi perché dobbiamo necessariamente ripartire. E per quanto riguarda il giro del ritorno, con tutte le squadre che hanno cambiato tanto, si vede che è un campionato diverso, le partite sono più equilibrate, ci sono più difficoltà e più passa il tempo e più le pressioni aumentano, sia per quelle squadre che aspirano a qualcosa di importante, sia per quelle che lottano per salvarsi. Grazie.